Qui si tratta di entrare in quel mondo, è la premessa, come è stato, ha capito il nostro Marx, bisognava entrare nel meccanismo capitalistico, sennò vanno a spati, non capite niente, non. Entrare nel sistema produttivo, nella produzione di plus valore, e poi lui le cose della finanziarizzazione le ha intraviste, citato anche in profezie avverate in tanti campi, ed è uno dei pochi pensatori che sia ancora vivo e credo che tornerà in una certa qualità come pensiero critico, ben inteso. L'aspirazione, ispirazione alla società degli eguali sembra essere diventata più una minaccia che una promessa. Degli uguali sono i robot, no? Ci viene in mente una società più massificata di questa, più piallata di questa, vogliamo, o la vogliamo tutta frezzante di giustificabili diseguaglianze, che però garantiscono un fermento vitale. E su questa base è già più abbordabile, mi sembra, la questione. Cioè, non mi riferisco tanto a un elemento anarchico, tipo gli hacker o i piraten tedeschi, Grillo, vogliamo dire Grillo in Italia. In Italia le cose si manifestano sempre con un loro grado grottesco, non si riesce a capire perché mai nulla si presenti con una certa nettezza di carattere, però è sempre un po' un elemento. Rischia molto Grillo, secondo me, perché è come fai a progressare una nuova democrazia e non dichiararla in un modo accettabile, insomma, no? O perché dovremmo fare per lui delle eccezioni? Se è antidemocratico nel suo movimento, che fiducia può dare? Lì la rete c'entra e non c'entra, giocano fattori molto più antichi, insomma, no? È un pretesto. Ecco, però io, per esempio, in questi tempi c'è un elemento che mi aiuta a sperare che un conflitto produca una nuova politica. Per esempio, si è aperto un conflitto frontale tra governi, Germania e Francia e Google, sulla protezione dei contenuti. E questo sta mettendo in campo filiere di interesse di figure sociali, cioè migliaia e migliaia di persone che dipendono da quello statuto proprietario, dall'economia del copyright, e altrettante migliaia di persone che invece sono legate allo sviluppo di una circolazione dell'economia dell'accesso e non della proprietà. Questo è un nodo per certi versi non dissimile da quello che all'inizio secolo il movimento cooperativistico su un versante, o il movimento consiliare su un altro versante, o poi alla fine addirittura il movimento leninista bolscevico su un altro, contestò alla proprietà del tempo la titolarietà di decidere dell'economia e della vita dei lavoratori. Ecco, su questo conflitto produrre cultura, produrre politica, produrre istituzioni, produrre regole, produrre leggi, produrre senso comune, non ti pare una via per rimettere la politica al centro della scena? Sì, dovrebbe occuparsi di questo, non c'è dubbio. Occuparsi di questi due poteri, di queste due potenze. Aspettiamo quella finanziaria e quella dell'informazione, lavorando sulle contraddizioni interne per impedirne una deriva monopolistica, appunto monistica, autoritaria in definitiva, e di schiavizzazione. Cioè, nel conflitto che hai accennato mi ha colpito perché mi chiedevo, ma qual è l'interesse? Esiste un interesse generale a
che prevalga l'uno o l'altro dei contendenti. Bravo. È difficile, cioè da una parte ci sono gli autori di, diciamo così, di qualunque cosa essa sia, i versi di una canzone o un brevetto, un libro, un film, delle news, dei movimenti, delle operazioni finanziarie, Groupon, non lo so, esiste tutto questo, no? I format, il copyright, i titolari di un copyright, anche questo vuol dire una sociologia, un po' approfondirla su cosa stiamo intendendo in modo più preciso, poi quanti effettivamente sono, non so, l'idea che gli autori siano pochi rispetto ai 7 miliardi che abitano il pianeta, ma forse invece calcolati in un altro modo sono molti e molti di più. Pensa a una foto. Da una parte loro e dall'altra parte i domini della rete, sarebbero questi due poli antagonisti, e anche i loro operatori e managers ovviamente, non perdo tempo a parlare di 3-4 persone, perché stiamo parlando di un'elite del mondo dell'informazione, e comunque non so quanti siano i creativi della Apple o di Google o quelli che esercitano poi i ruoli finanziari, immagino ci sarà una divisione del lavoro anche lì, più o meno, o no? O lavorano in modo diverso questi marziani? Lavorano in modo diverso. Probabilmente sì. Enormemente, perché la catena lì non reggerebbe. E dunque come? Sarebbe interessante capire questo. Perché... Ma allora ripeto, Claudio, perché al cambio di una vita? La sinistra non lo fa, la sinistra è priva di un pensiero creativo da un sacco di tempo. Ma è causa o effetto della perdita? Quali sono state le grandi, colossali svolte? Sono tutte dentro ancora, in qualche modo sono tutte dentro il percorso di Marx, non marxista, marxiano proprio, il suo, dal comunismo al socialismo alla socialdemocrazia, dettato da, anche quello da una rivoluzione culturale. Incontra Darwin non di persona, ma i suoi libri al British Museum, che Marx svolta, come aveva già svoltato, insomma, la gioventù, in un comunismo quasi, no, non anarchico, però certo con elementi di radicalità umanistica, bellissima, i manoscritti, il manifesto, poi l'esperienza politica, le varie sette, poi decidono un programma che è un'altra cosa, che è l'internazionale socialista, non è che Marx fa un'internazionale comunista, i nostri epicisti non se lo sono mai chiesto neanche perché, ma quella socialista, perché riconosce il primato politico dei socialisti, politico dell'azione, che è tanta parte e decisiva rispetto all'ideologia o all'impostazione. Infine poi incontra sul suo cammino Darwin e in realtà ne rimane abbagliato. E dice questo è più bravo di me, che è pure vero, insomma, dal punto di vista scientifico, tutta la scienza di Marx insomma, è un'impalcatura un po' fragile, mentre la parte critica è poderosa, potente, la parte diciamo sistemica non è molto meno. E comunque l'incontro con Darwin lo porta a portare nella sua visione della dottrina dell'evoluzione, i principi, i fondamenti essenziali, e cioè a pensare che questo che dovrà essere il frutto di una rivoluzione invece sarà il frutto di una evoluzione graduale fondata su tanti e diversi fattori.
Però sotto l'altro profilo, quando rimane soltanto un economista, continua invece a sviluppare l'idea di un dominio del capitale nella forma anche finanziaria internazionale. E questo è l'elemento profetico che però si ferma lì, quindi non è che ci Ecco, senti, adesso mi voglio rovinare con le mie mani. Il libro c'è un'intervista a Ferrarotti nel capitolo dell'Olivetti. Ferrarotti, a cui pongo questo tema, mi dà un'altra spiegazione e mi dice che a suo parere il vizio, il peccato originale della sinistra globale in termini dei comunisti, in Italia, anche associando i socialisti, è l'incapacità di rielaborare un approccio sociologico, cioè il fatto che la sociologia è stata espulsa dalla strumentazione politica. La lettura dei fenomeni sociali, marxianamente intesi, cioè la base fra struttura e sovrastruttura e il cambio della struttura, dice, ha impedito alla sinistra di capire come in Italia, contrariamente a quello che riteneva Amendola, ad esempio, noi avevamo sotto i nostri piedi molte talpe che scavavano e il capitalismo non era un capitalismo straccione, era un capitalismo frammentato, piccino, ma con sfermenti strepitosi che cambiarono e riclassificarono il ceto del Aveva lavoro. comunque dei giganti, tipo la Fiat, tipo l'Olivetti fino a un certo punto, tipo anche Lenin, Lenin, Edison, la grande chimica finché esistette, non era, però appunto per quegli anni erano cose robuste. però il fatto dell'attenzione al fenomeno, cioè io ad esempio ti dico tu nell'89 eri nell'esercizio delle Ma tue mi fa piacere funzioni. quello che dici di Ferrarotti, perché io mi ricordo invece una sua recensione requisitoria contro insomma, elementi di una filosofia politica ci sono. E lui reagì abbastanza in modo molto tradizionale. Non gli piaceva quella definizione del marxismo come sociologia pietrificata delle classi, ma era così, si era irrigidito lo schema. E quindi non acchiappava più la realtà. Che serve uno schema che non acchiappa la realtà? Niente, ne buttava nel cestino. E questa, per esempio, è una cosa bellissima dei nostri PC, insomma, il fatto che ci sia un cestino. E lo si usa troppo poco, secondo me, perché dovrebbe spazzare molto. Elemento dell'inondazione, quindi poi l'enorme difficoltà di selezionare e farsi il proprio giornale, selezionando le notizie da tutte le diverse parti, il che non accade perché tutto avviene sullo sfondo di una generale disattenzione. Anche questo rende difficile acchiappare i fenomeni, dico a difesa dei sociologi contemporanei. Acchiappare i fenomeni che vivono in questa transitorietà è più complicato, in questo, sembrano degli sciami, si radunano, si condensano, poi tornano a sciogliersi. Come gli stormi degli Sì, uccelli che Bauman dice, una società liquida, liquida, cioè, non rende accade. l'idea ancora di più, però è un liquido un po' mieloso, è un liquido in cui si può affondare. In certi punti diventa palude e in altri invece sì, puoi anche navigare, che non è male, insomma, sta nella storia dell'uomo la navigazione, quindi una società liquida, una società navigabile. Il punto è che non è così liquida. C'è un sacco di fondali bassi, insomma, di zone appunto melmose e zone anche mielose. Specie di sovramondo, no? Che è costituito dal mondo del lusso, dello charme. Ma lo dico perché si legge di continuo che noi gli italiani, dove siamo, tutti ci autorizzano a credere ancora, ma secondo me non siamo soprattutto noi ormai autorizzarci, perché non credo che gli altri popoli
e le altre elite artistiche, intellettuali, culturali riconoscono l'Italia un qualunque primato, forse storico. Beh, su questo dato oggi gusto, design e moda sono ancora considerati un marchio funzionale. Cioè, tu pensa ad esempio, ti riporto un dato, che in questi mesi di crisi vertiginosa c'è un trasferimento in Italia di attività di sviluppo software dall'est europeo, che contraddicerebbe ogni teoria economica, perché qui quel lavoro comunque costa più di là, in base a una considerazione tipica di tutte le lavorazioni di seconda generazione di un prodotto: deve essere più elegante. Il software deve essere elegante, cioè deve essere personale, deve cogliere un gusto che non è più e non può essere massificato.